fatto un digiuno. C'è un po' di filmato di cosa succede. Questa sera facciamo digiuno di parole. Facciamo digiuno di parole. Anche durante il spostamento da una stazione all'altra facciamo digiuno di parole. Mamma mia, non vedo niente, è tutto buio adesso. Perché siamo davanti a un mistero. Noi siamo qui a fare una scenata napoletana. Scriviamo la croce. Facciamo prendere un fuoco un po'. È un momento di preghiera profonda questa, che mette in comunione con il mistero più vero, più autentico di Gesù, la sua fede del Padre, nel momento estremo, della prova estrema. L'abbiamo già sentito leggere per dirvi questa sera, per chi ha partecipato alle liturgie. Questo è il momento insieme del tradimento e della comunione, del peccato e della grazia. E noi siamo lì in mezzo, siamo sempre lì in mezzo, ma in questo giorno del Venerdì Santo in modo particolare ci viene richiamato in questa posizione che è la nostra. E anche insieme un grandissimo punto di domanda sulla nostra fede. Questa sera misuriamo la nostra fede sulla fede di Gesù. E questo esige silenzio, esige preghiera. Esige che ciascuno di noi si metta in comunione profonda con il Padre, così come Gesù in tutta la sua vita ha fatto. Avete in mano tutto il libretto, penso, siamo proprio all'inizio, pagina 1. Vediamo tutti i canti, le vocazioni, così come viene indicato nel libretto. Iniziamo con il canto, il Signore della mia salvezza. Perché ho nel cuore la certezza.
guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Fratelli, sorelle, con questa Via Crucis ci apprestiamo a rivivere l'ultimo tratto della vita di Cristo, dal sinedrio della condanna alla tomba scavata nel giardino. Ripercorrendo il cammino di dolore che Cristo ha percorso in obbedienza al progetto del Padre, ci lasciamo guidare dalle parole profetiche di Pilato, pronunciate alla folla di Gerusalemme: ecco l'uomo. In lui riconosciamo l'umanità perfettamente riuscita, poiché completamente donata. In lui riconosciamo l'umanità sfigurata di tanti nostri fratelli e sorelle. In lui siamo invitati a camminare sulle orme del Maestro come Simone di Cirene, come la madre di Gesù, per imparare ad amare Dio sopra ogni cosa e consegnare la vita per i fratelli. Preghiamo. Signore Gesù, Figlio di Dio, Figlio dell'uomo, volto di ogni uomo sulla terra, fratello di tutti coloro che sono nel dolore, amico e confidente di tutti i disperati, esclusi e rifiutati, tu che sei l'uomo dei dolori, che ben conosce il patire, donaci la sapienza della croce, perché possiamo giungere con te alla gloria del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua e ogni cuore. Sei vestito glorioso di Cristo, sei la destra del popolo fedele, rossi sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudele. Ti saluto,